Adesso che sono state pubblicate le indicazioni operative relative alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri contenuti nel decreto di lancio, quale giudizio si può dare? Non è facile, è un provvedimento articolato che prevede più procedure di emersione e che è inserito all'interno di una legge il cui titolo stesso rileva le molteplici finalità, si parla di salute, di sostegno all'economia e anche di politiche sociali. E tutte queste finalità si ritrovano nel preambolo all'articolo 103 in questione. Una prima delle finalità è quella di favorire l'emersione dei rapporti di lavoro irregolare. Ora, sicuramente questa rappresenta un risultato politicamente importante, che secondo me va nella giusta direzione, anche se presenta alcune problematicità che sono state indicate già da altri prima di me. Mi riferisco in particolare alla platea relativamente ristretta, dei potenziali beneficiari, sia in termini di settori, ma anche con alcuni limiti temporali. Sinceramente, ciò che mi preoccupa di più è che ancora una volta il legislatore ha adottato una modalità di emersione che prevede un ruolo attivo molto importante dei datori di lavoro nella procedura di emersione e che, per quel che sappiamo dalle esperienze precedenti, rende abbastanza plausibile, comunque è lecito aspettarsi, che questo porti a uno schiacciamento del potere contrattuale degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno al fine di accedere alla regolarizzazione. Si presta anche a una serie di pratiche fraudolente che sono state ampiamente documentate in letteratura e in questo caso non solo in Italia. Quindi questo aspetto, questo legare l'emersione a tipologie di lavoro con un ruolo attivo molto importante del datore di lavoro ha caratterizzato tutti i provvedimenti di regolarizzazione sostanzialmente dall'inizio di questo millennio. Nell'immediato è abbastanza intuitivo e facile prevedere che il provvedimento porterà all'emersione di rapporto di lavoro irregolari e anche a qualche maggiore entrata per le finanze pubbliche del nostro paese, che non certo passano un periodo facile. In prospettiva, invece, temo sia lecito nutrire forti dubbi sulla reale efficacia del provvedimento per affrontare fenomeni endemici del settore agricolo in particolare, quale per esempio il caporalato. C'è però nella legge un secondo obiettivo che è esplicitamente indicato dall'articolo 103, ovvero in ordine è il primo, in ordine di esposizione, è quello di garantire a livelli adeguati di tutela della salute pubblica, leggo, e di salute individuale e collettiva, quindi garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva di fronte all'emergenza sanitaria della pandemia Covid-19. Rispetto a questa finalità, il mio giudizio è, se volete, un po' più netto e anche forse un po' più severo. Reputo sbagliato il condizionare all'esistenza di un rapporto di lavoro, peraltro limitato a specifici settori, come ho detto prima, l'esercizio individuale, il diritto alla salute e la tutela della salute pubblica. In questi giorni, insieme ad alcuni coautori, stiamo analizzando i dati epidemiologici degli immigrati irregolari e, senza entrare nei dettagli, non voglio spoilerare, come dire, la nostra ricerca, ma abbiamo questi dati epidemiologici su immigrati irregolari che riguardano un'area del paese particolarmente colpita dall'epidemia e certamente un'area a bassa vocazione agricola, si tratta di un'area metropolitana, quindi il campione è un campione di persone che presumibilmente non verranno raggiunte dal provvedimento di emersione. I dati a disposizione forniscono un'evidenza piuttosto solida che durante il periodo dell'emergenza queste persone sono completamente sfuggite al Servizio Sanitario Nazionale e alle autorità di salute pubblica. Sostanzialmente non accedono alle strutture mediche, non hanno avuto accesso alle strutture mediche
di natura pubblica, ma neanche di quelle private o no profit, soprattutto perché in quanto irregolari hanno ridotto al minimo durante questo periodo la loro mobilità. Quindi non riescono a curarsi, non ricevono programmi di informazione e promozione di salute pubblica, eppure i dati mostrano una percentuale non trascurabile, di loro che presenta sintomi compatibili, con il Covid-19. Ci aggiriamo intorno al 13%. Nessuno di loro naturalmente è stato testato. A questo si aggiunga che la situazione abitativa, socio-economica in generale, ma quella abitativa, non permette loro di attuare misure, per esempio, di distanziamento sociale, che sono in questo caso particolarmente opportune. Insomma, in questo periodo di emergenza, la tutela della salute individuale e collettiva avrebbe forse richiesto, anzi avrebbe sicuramente richiesto interventi più coraggiosi. Penso a una regolarizzazione più ampia o a una moratoria o una qualsiasi forma di riduzione di ogni singola bandiera, anche solo psicologica, anche la paura di recarsi a ricevere cure mediche, che possa limitare l'accesso di questa fascia della popolazione alle cure mediche e ai programmi di salute pubblica. Sono assolutamente consapevole che il clima culturale dell'epoca non sia particolarmente favorevole a considerazioni di equità di accesso alle cure mediche. Sono anche consapevole che il legislatore si è dovuto muovere in un contesto politicamente difficile. Infatti, il mio appello oggi è soprattutto rivolto a quelle forze politiche che più apertamente si oppongono a provvedimenti più inclusivi, mi permetto di invitare tutti a riflettere sulle conseguenze che il mancato accesso alle cure mediche di una fascia della popolazione che non è trascurabile può avere non solo, non tanto in termini di equità, perché questo è un argomento, come dire, spuntato, anche se a mio parere è estremamente importante, ma le conseguenze in termini di salute pubblica. Insomma, la logica di legare la regolarizzazione degli immigrati senza regolare permesso di soggiorno al lavoro è una logica, seppur discutibile, ma una logica di convenienza economica che, quando entriamo nel campo della salute pubblica, della protezione della salute pubblica, mostra tutti i suoi limiti. Perché, come dire, signore e signori, quando si parla del Covid-19 non stiamo parlando di scabbia. E grazie per l'attenzione.